Io esordisco dicendo che 1 non ho voce, 2 ho tosse e raffreddore, 3 fa un freddo della Madonna perché da me ci stanno pure i pinguini e tra poco nevica. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo 20° episodio della carriera. Siamo tornati oggi dopo quasi una settimana con un nuovo episodio. Siamo carichissimi perché dobbiamo continuare la nostra cavalcata verso questo finale di stagione che comunque ci sta rendendo protagonisti, perché ci siamo togliendo tantissime soddisfazioni, soprattutto oserei dire fuori dalla Premier League, perché in Premier abbiamo un po' rallentato la marcia, sebbene abbiamo ottenuto comunque una vittoria esterna contro il West Bromwich nell'ultima sfida che abbiamo giocato. Però basti ricordare il pareggio col Tottenham e quello con l'Everton, e chiaramente è un sapore totalmente diverso per questa classifica che un po' ci sta aspettando, però neanche troppo. Quindi, ragazzi, un episodio tutt'altro che banale, che vi invito a seguire ovviamente fino alla fine, sempre che la mia voce regga. E allora, conferenza stampa 3, addirittura di conferenze stampa. Vabbè, allora noi andiamo a fare quella del 30 per la sfida contro lo Sporting Lisbona. Ovviamente loro hanno più esperienza internazionale, ovviamente andiamo a parlare bene del club portoghese. Quindi, allora, direi a questo punto che possiamo avanzare col calendario. Mi sto ovviamente dannando per parlare, ragazzi, ve lo assicuro. Però purtroppo oggi è lunedì sera, l'episodio deve uscire mercoledì, quindi direi che mi sa che è il caso di registrare. Ecco, intanto ovviamente perché ci mancava, non ne abbiamo mai parlato in questa stagione, mai siamo stati colpiti da questo argomento. In allenamento si fa male Slimani per 6 settimane. Benissimo, fantastico, proprio emozionante questa notizia. Ragazzi, io non so se spaccare FIFA oppure denunciare l'EA. A inizio stagione entrambe erano date come squadre materasso dei rispettivi gironi. Ora per entrambe c'è in palio una finale di Coppa dei Campioni. Buonasera dal King Power Stadium di Leicester. Le Foxes di fronte ai portoghesi dello Sporting Lisbona. Se sono qui entrambe, non sono qui per caso. Buon divertimento a tutti. Riesce a passare in qualche modo Dost, poi va verticale. Rugani fatica un po' sulla pressione di Ruiz che gli scippa il pallone e calcia in porta. Il primo squillo dello Sporting Lisbona. Questo è un passaggio a Zieler. Cerca spazio, non lo trova. Bravissimo Tielemans. Quindi Vardy dentro ancora per Musa. Al limite Musa, prova la giocata, non gli riesce. Poi calcia in porta. E non la trova. Tielemans. Cerca spazio per andare. Ma c'è ancora dentro il movimento di Marez. Servito Musa. Eccolo Marez che si muove. Viene servito il rigore di Marez sul destro. Finisce per terra. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Leicester. Fallo netto su Marez. Ingenuità grossa come una casa da parte di Coz. E allora Marez di fronte a Rui Patricio. Uno sguardo. Il sinistro intuisce Rui Patricio, ma non basta. Passano le Foxes al 23° su calcio di rigore. Riyad Mahrez, che tante volte ha sbagliato nell'arco di questa stagione. Questo che forse è il rigore più importante che ha calciato quest'anno. Non lo sbaglia, fa 1-0 per noi. Il sinistro di Ruiz nell'area di rigore mette giù e gira in porta Brian. Questa la risposta dei portoghesi. Non cambiano nulla i due allenatori, allora si ricomincia da un primo tempo che ci ha lasciato, non dico l'amaro in bocca, ma comunque poche occasioni se vogliamo, tanta partita fisica da questo punto di vista, ecco. E non a caso poi l'abbiamo sbloccata per una loro ingenuità su calcio di rigore. L'Ester che a parte l'occasione del penalty non ne ha avute molte altre, così come gli ospiti. Saltato Morgan, c'è il vantaggio per nostra fortuna, altrimenti sarebbe stato espulso il capitano. Attenzione a uno spiraglio a destra per Markovic, uno contro uno con Alexandro, che nonostante fosse ammonito, dimostra grande sicurezza nel recuperare il pallone. Quindi fa scattare il contropiede delle Foxes con Drinkwater che ha visto Junuzovic. Quindi il colpo di testa splendido per Vardy, che deve tenerla, la tiene molto bene Cemi. Serve Musa, sta ripartendo Vardy, mandato in porta, esce il portiere Vardy! Sul fondo! Che chance per il Leicester che poteva chiudere i giochi. Junuzovic. Ancora da Marez, un'occhiata al centro, cerca Vardy, palla interessante, mette fuori Coz, poi arriva Drinkwater! Me ne andavo! Grandissima chiusura di Semedo e poi attenzione alla verticalizzazione per Castagnos, che dovrebbe anche calciare in porta, Zieler è lì, lo aspetta e mette palla in calcio d'angolo, è ancora vivo lo Sporting Lisbona, attenzione! Castagnos, salta molto bene il suo marcatore. Ancora Castagnos. Va in percussione. Morgan non può uscire. Quindi vada solo Castagnos che allarga. Per il sinistro di Jefferson. E la palla sul fondo. Altra grandissima occasione per gli ospiti. Da Capucca e Vardy. Se la cava in qualche modo Martins.
Poi Vardy gli torna e gli strappa il pallone, senza fallo, è partito Vardy uno contro uno con Musa al centro, servito Musa, in area di rigore, Musa! Apre il piattone e fa 2-0, la chiude il Leicester, a 9 dalla fine, è un risultato fondamentale, soprattutto in vista del ritorno, Leicester 2, Sporting Lisbona 0, grandissimo lavoro da parte di Vardy e Musa, non sbaglia mai in Champions League, 2-0 per noi. Poi Drinkwater vuole chiudere, ci riesce anche Villalba per Junuzovic. Adesso chance di continuare per il Leicester perché è scopertissimo lo Sporting Lisbona e corre Musa che vorrebbe restituire il favore a Vardy. Così fa, Vardy parte, attenzione, raggiunto, resiste in qualche modo, grande lavoro, dicevi fino in fondo Vardy, Rui Patricio. Poi c'è Musa che rimette al centro, ancora Vardy, l'ha tenuta ancora Rui Patricio, maledizione. Tutti Brian, attenzione, torna Capucca, Brian fino in fondo e la palla è sul fondo, ma è calcio di rigore, è calcio di rigore. In ritardo Capucca. Calcio di rigore per lo Sporting Lisbona che all'89esimo ha l'opportunità, rigore che intanto abbiamo visto da replay esserci, ha l'opportunità di riaprire il discorso soprattutto qualificazione, oltre che questa partita per il minuto e mezzo che rimane. Ruiz, rete, rincorsa particolare di Ruiz, questa volta non può nulla il nostro straparigori Ziller che viene spiazzato e allora 2-1. Jefferson a lottare, attacca più il Leicester che lo Sporting in questo finale. E questo è un segnale per la partita di ritorno, perché il Leicester non si accontenta, vuole sempre di più. E questa è stata la chiave di questa Champions League e in generale degli ultimi 2 anni delle Foxes. Prima di Ranieri, poi di Marconi. Stupisce ancora il Leicester, batte anche lo Sporting Lisbona per il primo atto dei due delle semifinali di Coppa dei Campioni. E 2-1 all'andata, poi vedremo al ritorno. Intanto, pensiamo al Watford. A Marconi non importa se il Leicester riuscirà nella clamorosa impresa di vincere sia l'FA Cup che la Champions League. Secondo l'ex tecnico della Roma, infatti, i suoi uomini devono pensare comunque sia a centrare l'Europa in Premier League, a centrare almeno il quinto posto, che dista soltanto 3 punti contro un Everton, che tra l'altro ha una partita in più e che comunque potrebbe sbagliare nei prossimi match. Cerca di partire, Mendy. Ci riesce anche, poi c'è dentro Odegaard, servito in qualche modo il pallone filtra. Odegaard! E vabbè, io ci ho provato, ragazzi, però non gliela fa, non gliela, ne abbiamo parlato, cioè non ce la fa proprio. Scusate questa reazione, però è quasi una garanzia. Notizie dagli altri campi con lo Swansea in vantaggio sull'Everton. E questo è un risultato che a Leicester interessa tantissimo, perché a quel punto, recuperando anche la partita che Leicester deve recuperare, sarebbe a più 3 sull'Everton. Musa, aspetta Odegaard, eccolo il pallone per Martino Odegaard che vuole provare a giro! Quelli facili no, quelli meravigliosi sì! Martino Odegaard decide di segnare così al 19esimo, porta in vantaggio il Leicester. E che dire, avete visto tutto, Leicester 1, Watford 0, la sblocca, l'uomo che non ti aspetti. Fallo, e allora Odegaard dentro da Keita Balde che vuole cercare spazio, ancora Keita. Per Odegaard, ha visto Musa, gli alza il pallone, Musa al volo! Mamma mia però ragazzi, i gol belli li sfioriamo sempre, ma ce ne uscisse uno. Siamo veramente agli sgoccioli di questo primo tempo, il Leicester conduce per 1-0 grazie al gol di Odegaard. Ora però attenzione a Casabella, 1-1. Ho bruciato la mia squadra, ha pareggiato con un grandissimo gol il difensore centrale del Watford, un altro uomo che non ti aspetti. Allo scadere del primo tempo, l'assist gliel'ha fatto Zuma. Capu mette dentro e arriva il vantaggio del Watford al 66esimo. Leicester 1, Watford 2. Un gol che ci taglia un po' le gambe perché noi giochiamo e loro riescono a fare tutto quello che vogliono fondamentalmente quando vanno in contropiede. E questo è lo sguardo amareggiatissimo di Federico Marconi a bordo campo. La partita è ancora lunga e Leicester deve, come al solito, non morire mai. Mezzo al campo per Keita. Cerca spazio Keita, Balde che va. Va e va molto bene. Fino in fondo Keita. Poi al centro c'è Vardy. La palla deviata. Quasi autogol di Penalone. Si sveglia subito il Leicester. Allora dalla patinava proprio il senegalese. Sul primo palo a cercare Lugani. Trova invece Pantilimon. Ricevi Vardy che va. C'è Keita largo. La tiene Vardy che deve lottare. Deve andare ancora. Vardy rientra sul destro. Fa tutto da solo. Vardy. Poi il pallone per Junuzovic. No, è rigore grosso come una casa. È rigore grosso come una casa. Anche perché è rimessa per il Watford. Ah, Capucca.
Leicester che è ripartito molto bene. Ora Capucca va a tagliare il campo. Ha visto Mendy che è solo, va servito, nel rigore. Mendy chiuso! Al momento della conclusione è stato murato. Poi Zuma e Leicester insiste. Simpson. Da Mendy, va dentro Vardy, Mendy la gira, percepi Vardy che in qualche modo è passato. Vardy! La grinta di Vardy! 2-2! Il Leicester non muore mai! 5 minuti, più il recupero! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ha bucato Pantilimon, finalmente Vardy! 2-2 all'86esimo! E adesso si scalda il King Power Stadium! Che negli occhi ha ancora la rimonta contro il Manchester. Forza ragazzi. Mendy a recuperare subito. Allora Keita può andare. C'è ancora dentro il momento di Vardy con Keita. Come visto lo lancia. Attenzione Vardy ancora. Vardy la rigore. Vardy. 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 La doppietta in un minuto. Jamie Vardy. Incredibile. Ancora il Leicester. Come con lo United. Come l'anno scorso Vardy, giocatore straordinario che finalmente ritrova il gol, la gioia e una doppietta incredibile il Leicester, in vantaggio. In 60 secondi cambia tutto, ma qui, con noi, in questa carriera, è possibile tutto. Finisce qui, al King Power Stadium, il Leicester acciuffa una vittoria che sembrava persa ormai a 25 minuti dal termine, è entrato Vardy e ha cambiato la partita, questo va detto. Ovviamente poi complimenti a tutti quanti perché l'hanno messo in porta, ovviamente complimenti a Jamie perché nelle ultime partite gol del genere e anche più semplici li ha sbagliati. Oggi invece ha avuto una freddezza clamorosa, e dico clamorosa proprio per gli errori precedenti, tra l'86esimo e l'88esimo, dopo che Odegaard aveva aperto le marcature e Carvajal e Saxis avevano invece quasi interrotto il sogno dell'Leicester di continuare a lottare per la zona europea, è cambiato tutto grazie al nostro numero 9, una partita veramente bellissima e quindi è importantissimo, anche perché lo Swansea ha pareggiato ok con l'Everton, che comunque a questo punto ragazzi perde due punti fondamentali per la classifica. Ciò vuol dire che noi abbiamo 35 partite, loro 36 dovrebbero avere, e quindi teoricamente tu mi insegni che se noi dobbiamo recuperare una partita possiamo andare a più 2. Adesso però la classifica ci darà le risposte che cerchiamo. Eccole le risposte che cercavamo e ovviamente sono quelle che avevamo ipotizzato, e quindi 35 partite per il Leicester, 56 punti, 36 partite per l'Everton, 57 punti. Dobbiamo vincere, continuare a vincere per lanciare l'Europa League. Mi sembra quasi impossibile agganciare il quarto posto, però comunque sappiamo che non succede, ok? Perché noi partiamo da questo punto di vista, partiamo dal fatto che adesso lo Sporting ci batte, ma se succede siamo in Champions il prossimo anno. E quindi attenzione, perché non è detta ancora l'ultima e ne vedremo ancora delle belle. Con la rimonta contro il Watford, il Leicester ha dimostrato, anzi ha confermato, di non essere mai banale. Oggi, in questo inizio di maggio, si gioca alle 18, è il ritorno, il secondo atto delle semifinali di Champions League, di fronte lo Sporting Lisbona e Leicester City. Questo è il cammino, quella che vincerà, passerà il turno e giocherà contro una tra Real Madrid e Barcellona. Lì c'è ancora più equilibrio, sia sulla carta che sul campo, perché è stato 1-1 il punteggio dell'andata. Noi possiamo potenzialmente essere favoriti semplicemente per il 2-1 dell'andata, ma è anche vero che allo Sporting basterebbero 0-0 per passare il turno. Insomma, rimandiamo i calcoli e rimandiamo soprattutto i conticini. Noi vogliamo, come sempre, far parlare il campo. Siamo stati bravissimi a farlo parlare quest'anno, in negativo e in positivo. Ma sicuramente il divertimento non è mai mancato e penso che neanche oggi mancherà. Ci attendiamo dallo Sporting sicuramente un gioco molto offensivo. E allora Brian Ruiz va a puntare il Capitan Morgan, lo vuole saltare, Ruiz sul mancino, vuole crossare, poi torna sul destro, la mette così, stacca Petrovic e non trova la porta, la prende Ruiz su Mendy, Elias da Dost che si gira e passa, Dost può anche calciare, preferisce Elias di fronte a Ziller, e lo Sporting Lisbona in vantaggio 1-0 per i portoghesi al 17esimo, esattamente un'azione dopo il gol sbagliato da Vardy. In questo momento Sporting qualificato. Marez per Musa, in tacco a trovare Mendy, sta partendo Vardy ancora sul filo di fuorigioco, bella palla per Vardy, Vardy col sinistro, lui Patricio, arriva Marez,
che rimette a posto le cose, fa 1-1 e riporta il Leicester in finale di Champions, perché al momento siamo di nuovo qualificati con l'1-1 che fa 3-2 complessivo. Percussione Elias, riesce anche ad allargare il gioco per Brian. È andato ancora Brian Ruiz in area di rigore sul destro, lascia il pallone a Dost che riporta in vantaggio lo Sporting e lo riporta in finale. 37 minuti di spettacolo. E allora ne vedremo ancora delle belle, perché manca tantissimo. 2-1 alla pausa a favore dello Sporting Lisbona. È ancora lunga, era normale e comunque capibile e prevedibile che loro potessero ritrovarsi così a fine primo tempo, perché era prevedibile che partissero aggressivi come poi è stato. Bravi noi a tenere comunque botta anche dal punto di vista del gioco. Adesso ci sono altri 45 minuti per strappare nuovamente la qualificazione ai portoghesi. È uscito con troppi rischi, è uscito con troppi rischi anche Morgan. Attenzione a Ruiz, punta Zuma e calcia in porta. Ziller la mette in corner. C'è però Elias, poi Jefferson, ancora Morgan. Ancora Morgan che sta crescendo nella fase chiave della partita. Si dispera Jefferson perché sembrava un gol già fatto. Subito perché si muove Vardy, con l'esterno lo cerca e lo trova. Vardy a puntare e a voler saltare l'uomo. L'ho lasciato sul posto, si tratta di Coz che lo stende. Non ci capisce nulla Coz. Lo saltiamo sempre e questo è giallo per forza, perché è il terzo fallo che fa e l'arbitro neanche ci pensa. Calcio di punizione, Coz non ci sta. Mi dispiace caro mio, giallo te lo meriti. Allora c'è Alexandro al cross, primo palo verso Mendy, raccoglie Schelotto. C'è ancora il brasiliano e l'Ester che adesso deve tornare in attacco. Non era Mendy quello di prima, forse era Musa, perché Mendy è qui. Cercato Musa, che la gira benissimo, Drinkwater in rigore, Drinkwater dietro il pallone di Alemant, giù, calcio di rigore! Calcio di rigore! Il fallo lo ha commesso Ezequiel Schelotto, penalty al 67esimo. Secondo rigore in due sfide contro lo Sporting Lisbona per il Leicester. All'andata se l'è conquistato Marezza e poi lo ha trasformato. E adesso è un rigore che pesa tantissimo. C'è sempre il numero 26 sul pallone, Riyad Mahrez. Mahrez fa 2-2, 4-3 complessivo, ancora parità a Lisbona. Forza ragazzi, forza ragazzi. Vanno ad esultare Mahrez e Musa sotto lo spicchio di tifosi ospiti. E allora attenzione però, perché insiste lo Sporting, palla in mezzo, Rugani ancora. È il migliore di stagione lì dietro. Da gennaio, da quando è arrivato, è il migliore per prestazioni lì dietro. Lazar Markovic per l'ennesimo calcio d'angolo a favore dello Sporting Lisbona. Prende in piano Villalba che poi vuole liberare, lo fa male, c'è Campbell ancora, attenzione Campbell fino in fondo, Ziller, super Ziller, super Ziller. 10 alla fine, col cuore il Leicester. Parte Markovic, secondo palo, c'è Castagnosa, se lo sono persi Ziller come un gatto, è volato poi Musa, però la palla va spazzata. L'ho detto, la palla va spazzata, la palla va spazzata. E Ziller si è suicidato, ma la palla andava spazzata. Elias, doppietta. Doppietta per il capitano odierno dello Sporting Lisbona. 3-2. Intanto Mahrez. Forza ragazzi, calcio d'angolo che a cercare proprio Musa. Ha toccato, calcio di rigore ancora! Calcio di rigore ancora! Il fallo lo ha commesso Markovic, fallo di mano. Pazzesco questo finale di partita a Lisbona, pazzesco. E questo forse è il rigore più importante della stagione. Rete! Jamie Vardy, 3-3, non ho più voce, ha bucato Rui Patricio che aveva intuito, ma la forza divina è scesa dal cielo e ha fatto entrare il pallone. Sporting Lisbona 3, Leicester 3, pazzesco, le mie corde vocali non rispondono più e hanno anche ragione, sono un pazzo, ma è 3-3, Leicester che non muore neanche oggi, 5 di recupero presi chissà dove, saranno i 5 minuti più lunghi della stagione, Petrovic nel mucchio, colpo di testa, Ziller, e adesso nascondiglielo quel pallone, nascondiglielo. Rinvio di Ziller a cercare Musa, di testa a cercare Vardy
Riparte Musa a sinistra. L'ho detto che poteva comunque essere utile. Musa nasconde il palo all'avversario, ma cerca dentro l'inserimento di Mares, non trovato. C'è Petrovic allora per Elias, per uno degli ultimi palloni di questa semifinale, per uno degli ultimi palloni di una delle partite più sentite dell'anno. Palla fuori, game over a Lisbona, il Leicester passa in finale di Champions League, un risultato storico per una squadra che non ha più aggettivi, perché troppi ne abbiamo sprecati, non sono mai troppi, ma comunque tantissimi. Per una squadra che veramente, ragazzi, io l'ho detto dopo l'Arsenal, l'ho detto tantissime volte, non è mai banale, ci fa soffrire, ci fa spaventare, ma ci fa emozionare comunque. Questo, l'uomo jolly di questa partita, ovvero Coz, che ne ha combinate di tutti i colori tra andata e ritorno, anche se poi non è stato lui a condannare lo Sporting Lisbona. Io penso che comunque sia un passettino sopra a loro ci stiamo, e quindi una qualificazione comunque legittimata, perché all'andata è vero che poi il calcio è deciso dai gol, ma all'andata abbiamo dimostrato veramente tantissimo e poteva finire quasi 4-1 quella partita, cioè fosse finita 4-1 avevamo semplicemente concretizzato le occasioni avute, invece non è stato così. Ma comunque godiamocela questa qualificazione, ragazzi, godiamocela, perché difficilmente la vedremo nella realtà, anche se io quest'anno faccio il tifo per Claudione Nazionale Ranieri, che possa, anche se sarà veramente complicatissimo, raggiungere un risultato del genere, e glielo auguro quantomeno di arrivare in finale. Poi se riuscisse anche a vincerla sarebbe un risultato altrettanto storico, se non di più. Ma comunque, signori, io vi saluto adesso, perché non me lo aspettavo, ve lo dico sinceramente, di passare questo turno, perché mi ricordava un po' quel Roma-Fenerbahce finale di Europa League dello scorso anno con la Roma. Una partita abbordabilissima sulla carta, ma che poi poteva costarti cara, e che veramente dopo il 3-2 di Elias mi stava ricordando quella finale di Europa League con quel gol maledetto di Van Persie. Non ci pensiamo, non sappiamo attualmente chi sarà la nostra avversaria tra Real Madrid e Barcellona, e questo è un motivo in più perché voi guardiate anche il prossimo episodio, che racchiuderà comunque anche il finale di stagione. Se non lo siete già, ovviamente iscrivetevi al canale, io vi chiedo scusa, soprattutto ai nuovi, se mi avete conosciuto così, ovvero con un pazzo che urla e si ammazza le corde vocali, perché oggi sinceramente non avevo tanta voce, quindi ovviamente ho faticato un po' di più a dosarle. Però comunque, nel dubbio, voi fatevi un giro anche negli episodi precedenti per vedere come siamo arrivati fino a qui, come stiamo facendo nelle altre competizioni. Per il resto, ovviamente, in descrizione, a proposito, rimanendo in ambito, trovate la playlist e anche tutti i miei social, Facebook, Instagram e Telegram, su tutti. Vi mando un bacione, bella, regà, a presto.